Salve, buongiorno. Senti, dove vado? Da quella parte. Posso? Prego. Salve. Buongiorno. Ho letto l'avviso, si cerca un ragazzo per la vendita, no? A me serve un commesso, eh. Commesso, è quello che faccio normalmente. Ho lavorato in un negozio di abbigliamento e quindi insomma. Non c'ha già esperienze come commesso? Sì, per... sì, no, col pubblico c'è un certo rapporto, ci so fare abbastanza. Però attenzione, qua abbiamo una marea di prodotti, mi serve un commesso attivo che sappia vendere, perché qua magari vengono per chiedere soltanto il pacchetto di fazzoletti. No? Allora, noi cerchiamo di dare magari anche il rasoio, il deodorante, non so, il bagno schiuma. No, vabbè, ma è un discorso, cioè, nel momento in cui c'è la vendita è normale che uno cerca di laddove cioè, è possibile. In parole povere, a me del commesso bambolotto che dà il prodotto e basta, non mi interessa, va bene? No, non è un discorso, cioè, d'accordo. Uno, l'importante è anche amarlo. Allora, fai una cosa, guarda come si fa con questo cliente, va bene? Arcangelo, sì, ma vedo io con il cliente, continua dietro. Buongiorno. Buongiorno, dica. Salve. No, dovrei acquistare delle cose per mia moglie, mi ha dato una lista, chiedo scusa. C'erano fazzoletti? No, ce l'ho già, grazie. Allora, le serve? Sì, senta, allora, dicevo, mia moglie... chiedo scusa, mi ha dato una lista, dovrei prendere da voi il Vetril, sì. La confezione piccola però. Sì, va bene. Sì, solo quello mi pare. Solo Vetril. Sì, solo il Vetril. Allora. Allora, Vetril, confezione grande perché conviene. Cioè, quella grande. Sì. E poi il pronto per la polvere sui mobili. Ah, questo è un omaggio? No. Come? Allora. Io le vendo tutte e due, ma lo dico per lei, perché una volta che ha lavato i vetri in casa, entra più luce, si nota la polvere sui mobili. Con questo può pulire anche la polvere sui mobili. Cioè, mi faccio capire, allora mia moglie pulisce i vetri. Eh sì, poi con la luce si vede di più la polvere, quindi con il pronto può levare la polvere. E con questo mia moglie toglie la polvere. Va bene? Allora, può fare lo scontrino alla cassa. La ringrazio. Arrivederci, si faccia vedere più spesso. Sì, grazie. Buona giornata. Il vetrillo è pronto. Quant'è? Hai capito come funziona? E quello era avvenuto per il vetrino. No, infatti ho sentito e poi riuscito. Allora, sono riuscito a agganciare un altro prodotto. Vabbè, discorso anche di esperienza. Ho visto... È arrivato un altro cliente. Allora, le posso essere utili in qualche cosa? Sì, io devo comprare, che mo non mi ricordo, perché non è che sono prati queste cose, come ha detto mia moglie... Pronto? Il pronto. Un attimo, Pronto devo comprare, meno male. Pronto per i mobili? Per i mobili, sì. Allora, un attimo, glielo vado a prendere. Allora, pronto per i mobili. Questo è il Vetril, confezione grande per i vetri. L'offerta? No, che offerta? Questo si paga. Ah, beh, che devo fare io? No, mi scusi, lei deve pulire i mobili. Beh. I mobili lucidi. E vuol far entrare la luce dalle finestre per far vedere i mobili. E quindi? E quindi questo serve per pulire i vetri. Ah. Normale. Non so se potrà servire a mia moglie. Boh. Sua moglie, quando lo vedrà, dirà, ma guarda come sei stato furbo. Così dirà. Con i mobili belli splendidi facciamo entrare più luce dalle finestre con i vetri puliti. È giusto? Va bene, torni più spesso, va bene? Grazie, alla cassa. Grazie. Prego. Giusto, ma pagata. No. Hai capito come funziona? Ma no. Il prossimo cliente te la vedi tu, fammi vedere che cosa puoi fare. Sta entrando una bella signorina, dai. Sì. Da fare? Buongiorno. Desidera? Sì, mi serve soltanto un pacco di assorbenti. Un pacco di assorbenti? Sì, sì. Vengo su. Vetril. È il pronto. Allora, ho preso questi. Questi sono gli assorbenti. Sì, va bene, ok. Vabbè, questo è il Vetril per gli specchi. E questo pronto è per i mobili. E vabbè, che devo fare di questi? Come che no? Lei mi ha chiesto gli assorbenti. Beh. Chiedo scusa, visto che stasera niente, almeno una pulitina alla casa la vogliamo dare o no? Sì,
Arrivederci.